Benvenuti da Piero Gepardo al match di oggi. Questa è Torino, questo è l'Allianz Stadium, la casa della Juve. Pochi istanti e si parte. Pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Atalanta. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Ecco l'undici iniziale dell'Atalanta. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. Qui all'Allianz Stadium. Pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Atalanta. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scelgono di giocarsela a viso aperto, mandano in campo tre giocatori d'attacco, di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, è sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Ecco l'undici iniziale dell'Atalanta. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. Brutto errore. João Cancelo. Palla allontanata. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Bernardeschi. Emre Can. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Matuidi. Emre Can! Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spento abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Non era facile colpirla al volo e far gol da lì. De Roon. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Duván Zapata. Prova la botta. Buona la parata impresa da parte del portiere. Cristiano Ronaldo. Alessandro. Puntuale qui il tocco verticale per Cristiano. Ilicic, tentativo di chiusura. Matuidi. Alessandro. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. Douglas Costa. C'è il movimento dei compagni. Ilicic. Gomez. Ottimo il dai vai. Il tocco dentro. Traversone che si perde senza possibilità. Alessandro. Bonucci. Cristiano Ronaldo.
Bernardeschi, Emre Can. Palla schizza via dopo il contrasto. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Matuidi. Occhio a Pjanic. Emre Can. Prova la conclusione Cristiano. Palla in gioco. La spazza via. Ilicic. Zapata. Recupera palla intercettando bene il pallone. Nessun problema con l'uscita del portiere. Matuidi. Pallone troppo lungo, senza problemi il portiere. Gomez. Duván Zapata. Zapata. E il pallone se ne va via. Maragna metri. La traiettoria verso il centro. Bonucci. João Cancelo. Buono l'anticipo del difensore. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. E l'arbitro non ha avuto dubbi, ha estratto il cartellino giallo. Un attaccante come lui non può farsi ammonire per un intervento del genere. Gomez. Guadagna metri verso l'area. Ilicic. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. E il portiere recupera il pallone. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Cristiano può metterla da lì. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. È arrivato il gol della Juve pochi istanti prima della fine del primo tempo. Le due squadre stavano quasi per entrare negli spogliatoi. Juve avanti dunque e i tifosi bianconeri che esultano in tribuna. Ilicic. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Pjanic, CR7. Pallone interessante per Douglas Costa. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Si chiudono così i primi 45 minuti. Primo possesso della ripresa è per l'Atalanta. Gomez. Zapata. Continuano a girare palla, cerca. Attenzione al tiro! Szczęsny dice di no. Sarà dunque corner a favore dell'Atalanta. Esultano i tifosi, quasi come un gol. Sanno che non sarà facile oggi. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Bravo Szczęsny, senza problemi. Ha disputato una buona prova. Palla interessante nello spazio. Pallone interessante per Douglas Costa. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo.
Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Deron. Gomez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. In verticale su Douglas Costa. Pallone interessante per Douglas Costa. Che bravo il portiere qui che salva. Una parata eccezionale, Pier. Il risultato che non cambia. Occhio al cross di Pjanic. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Emre Can potrebbe crossare. Bravo qui il difensore che spazza via. Intervento efficace del difensore che intercetta il... Cristiano Ronaldo! Corner per la Juve, arrivano i saltatori. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. La mette in mezzo Pjanic. Attenzione, pericolo! Palla recuperata dagli avversari. E si ripartirà con un calcio di punizione. Ronaldo riconquista palla intercettando la traiettoria del gran pallone di Cristiano. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Deron. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Puntuale qui il difensore nel recupero. Cristiano Ronaldo porta palla. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Calcio d'angolo per la Juve. Si accomoda in panchina, c'è il boato come sentite del pubblico, evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Dea ha poco da rimproverarsi oggi, è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Occhio al cross di Pjanic, la difesa alla meglio e allontana il pallone. Cristiano prova a calciare. Sarà calcio all'angolo per la Juve. La mette in mezzo Pjanic. Vediamo se crossa. Occhio a Pjanic. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore dell'Atalanta. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. La mette in area. Comodamente. Recupera il pallone. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Ha spazio davanti a sé. Prova a sorprenderlo. Palla sul fondo, sarà corner per l'Atalanta. Occhio al pallone in mezzo. Palla leggermente fuori misura questa. Crossa verso il centro. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Viene chiuso. Passaggio di Alexandro impreciso. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Szczęsny. Emre Can. Paulo Dybala.
salgono i giocatori della Juve. Occhio al traversone. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Andiamo da Matteo Barzagli. Quanto manca, Matteo? 9 minuti alla fine, novantesimo che si fa sempre più vicino. Grazie a Matteo Barzagli, sempre sul pezzo. Buona la lettura di Chiellini che recupera. Deron. Sventa qui la minaccia. Douglas Costa. Perfetto oggi nei passaggi. Ilicic. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Prova a far partire il tiro. Bel gesto tecnico, conclusione che finisce sul fondo dopo aver preso il palo. Che piedino qui, eh? Però nulla da rimproverarsi, l'aveva indirizzata bene. Sarà per la prossima volta. Szczęsny. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Ultimo. Gran palla di Douglas Costa. Può andare in porta. Pjanic. Conclusione. Finisce qui. Vittoria per la Juve. È una vittoria convincente per loro, fra l'altro ottenuta senza subire gol. E questa è una grande soddisfazione. La difesa è sicuramente uno dei loro punti di forza.